Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo al via di un'altra intervista con un personaggio importante del mondo della Formula 1. Sto parlando di Gilles Simon, motorista che ha firmato cose molto importanti e adesso poi ce le faremo raccontare. Ha vissuto un'era ferrarista strepitosa, quella di Michael Schumacher e non solo, è diventato uomo importante, responsabile tecnico della FIA e adesso sta uscendo dal ruolo federale per proseguire in quello che è una figura da consulente. Intanto, ciao Gilles, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Franco. Buongiorno a te. Allora, noi siamo soliti raccontare un po' la storia dei personaggi e quindi la passione di Gilles Simon, com'è nata? Da quello che mi ricordo mi sono sempre interessato all'automobile, alle macchine, ma già ai da motori, bambino? Da bambino, da piccolissimo, è sempre stato quindi la cosa che mi interessava e devo dire che questo non è finito perché se vedo anche un tossaerba voglio sapere come funziona. Questo da piccolo e fino adesso. Tu sei nato in Marocco, sei francese ma sei nato in Marocco. Sì. E mio padre lavorava per lavori pubblici, ponti, strade in Marocco quando sono nato. E quindi questa passione, ma qual è stata la scintilla che ha acceso la passione, Gilles? Non so, la meccanica mi ha sempre interessato, se vuoi, quando il filo, diciamo, conduttore è sempre stato la passione per la meccanica, per la tecnica, per la tecnologia. È ovvio che nel mondo delle gare è dove trovi più possibilità per esprimerti e penso che le prime macchine da gara che mi hanno veramente affascinato quando ero giovane erano le Lotus, perché erano un po' diverse delle altre e c'era un più di, come si può dire, ingenuità, di invenzione, di creatività. È quello che ovviamente... A che periodo di Lotus ti riferisci? Quello della 72, quindi okay. la macchina... Campione del mondo con Fittipaldi. Con Fittipaldi, sì, la macchina di Fittipaldi. Quella macchina si distaccava dalle altre nettamente. Quella bella forma cuneo. Sì, ha avuto una gestazione molto, molto difficile, perché era tanto avanzata, ma quando è stata a posto è stato un missile. E credo che ovviamente quando quello che mi affascinava era anche il coraggio necessario per rompere con la facilità, insomma, andare a cercare un sistema a priori più prestante. Penso che questa storia ti dice molto anche del nostro lavoro alla fine, perché anche un'idea molto molto buona non è così semplice da mettere a posto, non è così semplice di implementare per renderla vincente. Questo è l'interesse poi della competizione. Ecco, tu hai devi fatto andare fino in fondo. Tu hai fatto gli studi a Parigi, in una scuola sì, che è la più importante a livello nazionale francese. L'orientamento è l'École des Mines, quindi qual era lo studio? No, diciamo che quello che mi interessava è anche capire un po' la fisica dei problemi, okay, tecnologia e la fisica. Quindi mi sono orientato verso più l'aspetto, un po' più di andare in profondità, studiare in profondità il perché. E penso che questo mi è stato utile sul modo di lavorare.
forse non solo riprodurre diciamo uno schema conosciuto, ma poter porre le basi di qualcosa dopo. Così capisce anche un po' di metallurgia, un po' di aerodinamica, un po' di combustione. Devi mettere tutto questo insieme poi per fare un motore buono. Ma l'idea di diventare motorista quando è nata? Perché uno che ha in testa la Lotus si immagina delle idee legate all'aerodinamica, non al concetto dei motori. No, diciamo che per me la parte meccanica è sempre quella più interessante. Al di là dell'aspetto prestazionale, oggi sulle Formule 1 attuali è ovvio che l'aerodinamica conta per molto, ma questo tecnicamente mi interessava di meno. E mi interessava di più l'aspetto meccanico sia sul telaio che sul motore. Infatti tu entri nella Renault dopo la laurea e ti occupi di ricerca e sviluppo dei motori stradali, quindi l'indirizzo è subito quello. Sì, perché come meccanica è sicuramente quello che c'è di più complesso, quindi dove c'è più da ragionare, dove diciamo quando capisci come funziona fai il piccolo step. Quindi c'è tanti temi, perché sul motore, come dicevo, hai problemi di meccanica, ma hai anche problemi di metallurgia, forse più spinti di molti altri sistemi meccanici, dovuto ai carichi, e poi di combustione, che poi è della chimica, che poi sono problemi che sono comunque che devi risolvere insieme. Non è che poi tu puoi fare un bellissimo motore che sia leggero, che sia, e poi se la combustione non va non serve non niente. Ti darai i cavalli che ti sono necessari. E nel periodo quindi, Renault cosa hai imparato di interessante, Gilles? Beh, quando sono entrato in Renault ho dovuto lavorare sull'introduzione di materiali nuovi, tipo ceramica nei motori. Era di moda a quest'epoca. Mi ricordo. E io ho imparato a prendere il problema alla radice, perché se tu devi disegnare, ti dico solo, ok, devi disegnare una biella in acciaio, beh, tutto sommato c'è una procedura abbastanza standard che si è migliorata molto questi anni. Cambi un po' la metallurgia, cambi un po' la geometria, fa due conti e via. Se devi fare una biella in carbonio, non puoi più fare così, non funziona. E la realtà è che molti hanno provato a usare, diciamo, solo il metodo meccanico e non funzionava, quindi dovevi prendere il problema alla radice e reinventare una biela con questo materiale o una camera di combustione con della ceramica. E lo stesso vale, non so, per una valvola in ceramica: se la disegni come una valvola in acciaio ti dura non pochi funziona. Minuti, quindi devi reinventare, quindi devi riporti i problemi alla base e non solo aggiustare un disegno. Ed è un po' quello che mi ha... E questo l'ho imparato a questo momento, volevo far così, mi sembrava la logica, ho provato a farlo anche durante tutta la mia carriera, nel senso provare a ritornare alla base. Ma poi succede che vieni chiamato da uno strano personaggio che si chiama Jean Todt, e sono curioso di capire in che modo sei entrato in contatto con lui, un uomo che poi è stato molto importante nella tua carriera perché lo hai seguito in diversi passaggi, segno che lui aveva una fiducia indiscriminata nelle tue capacità, ma da Renault passi a Peugeot, cioè proprio alla concorrenza. Come è avvenuto questo passaggio? Beh,
dopo pochi anni, un po' meno di 5 anni penso in Renault, mi sono reso conto che avevo imparato molte cose, però non sono riuscito, per ragioni che poi si spiegano, a mettere questi prodotti nella produzione, quindi sui motori. Quindi era un po' un aspetto un po' come fa un dottorato, non era come non era pratico, perché il problema principale era il costo, perché introdurre materiali e tecnologie così nuove nei motori richiedeva un investimento troppo importante. Abbiamo dimostrato certe fattibilità, ma tra fattibilità e poi il mondo industriale c'era un mondo, quindi, in mezzo. C'era un mondo in mezzo, quindi è ovvio che in un mondo nell'industria l'aspetto di costo, di redditività è fondamentale, certo. E non permetteva a questi materiali di essere applicati lì. E poi avevo sempre quell'interesse per il mondo delle gare, perché lì con squadre più piccole, come direbbe un mio caro amico anche della Ferrari, ognuno conta per uno, nel senso che un modo di dire che dice ok, quando sei un grosso gruppo fai il tuo lavoro, ma in un gruppo più piccolo la contribuzione di ognuno si sente di più. Quindi ho voluto provare ad andare verso la competizione, sempre sui motori, e la struttura in Renault era tale che non vedevo opportunità in Renault Sport, che faceva Formula 1 all'epoca, quindi ho proposto alla Peugeot Sport la mia candidatura e l'hanno ritenuto. Ho iniziato in Peugeot Sport sul progetto della macchina Le Mans, la 905, che ha vinto Le Mans in 93, 1993. Ne ha vinte due, sì. Sì, che era 93 e 92 e 93. 92 e 93. Ok, la memoria. Una macchina memoria strepitosa con un motore V10, che era un qualcosa di innovativo. Certo. Un motore, fra l'altro, con un angolo particolare di 80 gradi, che non era solito. Sì, allora, prima di tutto erano 10 cilindri. In 10 cilindri, nel gruppo che eravamo, nessuno l'aveva mai fatto. Quindi era molto interessante, perché dovevi farti delle domande che all'epoca non erano banali. Come faccio l'albero motore, che ordine di scoppio, che c'era, con un 12 sapevi come fa, con un vuoto potevi sapere come fa, con un 10, boh. Ma perché era fatta la scelta del frazionamento 10? Beh, per questa cilindrata all'epoca, il 3-5, era una, probabilmente la scelta migliore tra camera di combustione e ingombro motore. Quindi, raccontami come è nata l'idea di Jean Todt di chiamarti. Intanto, che rapporto personale avevi già con Todt in Peugeot? Sai, io sono un po' timido e quindi non ho mai, cioè, ho sempre avuto molto rispetto per Jean Todt, e penso che con gli anni lui ha avuto fiducia in me, certo. Quindi un rispetto, un grande rispetto che ho per lui, e quindi penso che siamo
abbiamo sviluppato questo rispetto mutuale. Che, ma il rapporto è nato... Di cui sono abbastanza fiero. No, certo, ma il rapporto sicuramente allora è nato dal fatto che tu avevi in mano la conoscenza del V10 e quello era l'orientamento che la Formula 1 stava prendendo e quindi c'era la necessità da parte sua nel momento in cui doveva ricostruire un sistema Maranello, e stiamo arrivando ovviamente alla storia Ferrari, nella quale chi aveva un'idea già chiara poteva essere molto utile a far fare questo salto di qualità, e in questi termini? Sì, probabilmente da un punto di vista, diciamo, molto pragmatico, la mia conoscenza del motore 10 cilindri con architettura molto simile e anche dell'aspetto di durata, che all'epoca Le Mans erano 5.000 chilometri, certo, abbastanza lontano dei 300 di Formula 1 all'epoca, dei Gran Premi, e questo sicuramente ha fatto sì che abbiamo sono entrato in Ferrari gennaio 94. Ecco, però è un'avventura che comincia con un discorso legato ai 12 cilindri ancora. Sì, quindi io arrivo nell'ufficio tecnico motore e il mio primo lavoro, diciamo per i primi mesi che ero in Ferrari, era prima di tutto di provare a reinventare un po' i 12 cilindri. Perché dici provare a reinventare? Beh, perché il 12 cilindri all'epoca aveva un basamento in ghisa, era abbastanza compatto, però questo imponeva un certo numero di limiti sulle prestazioni, perché l'accoppiamento con i piston non erano buone, perché temperature di parete erano alte e quindi la combustione non era ideale. Quindi il mio primo lavoro è stato di provare a ridisegnare un 12 cilindri con le tecnologie che mi sembravano più idonee per fare delle prestazioni. Mi viene da dire più moderne, visto che quella era un'architettura dagli anni Ottanta, quando avevano ripreso a fare gli aspirati. Sì, c'era un po' di tutto, perché fa un basamento in alluminio è una cosa conosciuta dagli anni 60, ma il problema era più che altro riuscire a compattare un motore in alluminio nelle stesse dimensioni del motore in acciaio o in ghisa. Quindi abbiamo dovuto rivedere completamente la cascata di ingranaggi, abbiamo dovuto ristudiare l'albero motore e anche lavorare aprendo il V per avere un miglior aspirazione, una migliore respirazione, diciamo, del motore. Quindi dai 65 gradi si è passati? Non mi ricordo più questo progetto, ma penso era intorno agli 80. Gli 80. Insomma, però questo è stato un progetto che non è andato a porto, diciamo, non ha mai girato su una macchina, si è fermato a mezza strada per riapplicare, diciamo, gli stessi concetti su 10 cilindri. Il capo dei motori all'epoca chi era? Martinelli? No, Paolo è arrivato un po' dopo, prima c'era Lombardi, l'ingegnere Lombardi. Ok. Scusami, ti dico una cattiva memoria. Abbiamo iniziato a lavorare su questo 10 cilindri applicando un po'
tutti avant-progetti che avevamo fatto. Dico, in parallelo, per spiegare la situazione, sì. Nel frattempo sono arrivati prima Ross Brawn, poi Rory Byrne, per cui si è orientato a un concetto di macchina, sì, che era quello di avere un motore compatto, quindi la logica del... Sì, del ma il primo 10 cilindri è girato sulla macchina di John Barnard. No? Sì. Quindi è John che aveva fatto la macchina un po' ibrida, ha adeguato questo. Però anche poi perché era un pallino di John Barnard, quello di spingere per fare il 10 cilindri. Diciamo che se tu riguardi, in termini di prestazione pura, cavalli, un 12 cilindri poteva dar di più, questo è sicuro. Però era più pesante, consumava di più e quindi finché il campo era aperto si poteva fare una scelta, un V8, un 12, un 10, però con il campo regolamentare che ha iniziato a limitare tal dimensione, è diventato più logico andare su una scelta un po' comune, forzata, d'avere tutti la stessa architettura motore per poter sfruttare la macchina nel stesso modo, perché è diventato importante, non so, che i radiatori non siano più grande di quell'altra, perché se no il drag era troppo importante, o il passo della macchina doveva entrare in queste dimensioni, quindi se tu avevi un motore un pelino più lungo non sapevi più farlo, o un serbatoio di benzina un po' più lungo. Sai, un compromesso quando fai una macchina e tutto è andato a convergere verso questa architettura scelta anche dai competitori. Ecco, il motore V10 arriva nel 1996, se non mi ricordo male era lo 0,45 quello che nasce. No, 0,46 il primo motore. È un motore in alluminio Alsi 7, no? Come basamento, quindi la logica di un cambiamento rispetto a quello che era la storia precedente. Un motore molto leggero come nascita rispetto alla tradizione che, se non mi ricordo male, era intorno ai 120 kg, quindi un bel salto di qualità. Diciamo che il lavoro che avevamo fatto con in ufficio tecnico di Ferrari sul possibile 12 in alluminio l'avevo poi riportato tale quale sul 10, quindi ovviamente con meno cilindri è ancora più efficace la riduzione di peso e l'ottimizzazione. Penso che quello che ovviamente era più integrato nella macchina, più facile di integrare nella macchina, ma quello che ricordo è il fatto, e questo è anche stato un po' una fortuna, una chance, che la prima curva di potenza di questo 10 cilindri al banco ha dato subito un risultato molto buono, era prima di ogni sviluppo, con i primi alberi a cam che montato sopra, con la prima fasatura degli assi cam che ha scelto sulla carta, quindi non una cosa ottimizzata, ma già avevamo un livello di potenza che era paragonabile ai motori gara. E questo è stato, penso, il fatto che ha fatto cambiare, orientare verso questa architettura. Ma Gilles, quando è arrivato un certo Michael Schumacher, sempre dallo spin-off della Benetton, guida la macchina col 12 cilindri e c'è quella storica frase: ma voi siete matti, buttate via un motore che avrebbe vinto il mondiale. Tu come l'hai presa quella dichiarazione? Ma penso che tu devi anche
tu confrontavi due cose abbastanza diverse. Il 12 aveva un'erogazione di potenza molto guidabile ed era un motore che aveva avuto un certo sviluppo anche come cioè gli ingegneri di pista della Ferrari avevano una grossa esperienza per affinare, diciamo, l'erogazione di potenza, la guidabilità. E probabilmente questo era già un step importante rispetto a quello che Michael aveva conosciuto una vita prima, okay. Perché i generi di pista della Ferrari avevano un deciso vantaggio in conoscenza su come ottimizzare un motore. Quindi, ah, okay. Penso quindi che la valutazione, volendola inquadrare, era più sul motore in prestazione pura, in cosa era in grado di farlo, rispetto a quello che era la visione di progetto, cioè l'inserimento di un motore nell'ambito di Formula 1 moderna. Lui a guidare un motore che era, diciamo, ben sviluppato e che aveva un'erogazione molto, molto buona di potenza, sul 10 cilindri ci è voluto un po' di tempo per arrivare a questo livello di maestranza della potenza, se vuoi. Era molto più grezzo quando l'abbiamo buttato in pista. Ma come prestazione pura, livello di potenza assoluta, eravamo su più o meno gli stessi numeri. Quindi... Nell'epoca Ferrari, qual è tu hai disegnato 10 motori a tutti gli effetti nella storia vincente del Cavallino. Qual è quello a cui sei più legato? Quello che ti ha dato maggiori soddisfazioni? E su che macchina era montato? Direi, questo è una cosa un po' personale. Per me, ovviamente, il primissimo motore che ho fatto in Ferrari, che era questo motore 046, era sicuramente quello sul quale ho messo molto più del mio. E per me, come dicevamo prima, era proprio il mio metodo di lavoro, nel senso che c'era tanto di sconosciuto e dovevamo andare a risolvere con la fisica e con la meccanica i problemi che vedevamo, che trovavamo. Quindi ho tanti ricordi belli di quest'epoca con tanti colleghi, che sia con Giuseppe Guerini o Luca Marmorini, abbiamo lavorato molto su questo primo motore e sono penso che anche loro hanno sempre questo in mente quando si parla di un sviluppo, perché eravamo costretti ad avere un risultato e era un po' tante incognite tecnicamente da risolvere. Questo mi è piaciuto molto. L'altro periodo che era ovviamente un po' più difficile, ma che mi è piaciuto molto, è quando abbiamo iniziato a strutturare l'attività intorno al KERS, perché lì siamo anche ricaduti su questo, nel senso che questo è tutto nuovo, nessuno l'ha mai fatto, che sia in Formula 1 o altrove, perché e poi dovevi risolvere i problemi e poi dovevi andare a correre con un sistema così. Sai, all'epoca sulle macchine di produzione ibride la sicurezza è che c'era un triangolo giallo sulla batteria, non toccare. Sì. In Formula 1 non è che ti puoi permettere di questo. Quindi anche lì è stato molto interessante per me, perché questo vuoto con il KERS aveva dei problemi meccanici, perché accoppiare un motore elettrico che ha comunque un'inerzia quasi, visto che gira a alta velocità, ha più o meno la stessa inerzia dell'albero motore. Quindi è come se tu accoppiassi due motori di pari inerzia. E quindi accoppiare questo è stato già un challenge.
elettricamente dovevamo imparare tanto. Abbiamo dovuto costruire un reparto per assemblare tutto questo, provare tutto questo in sicurezza, con alta tensione, con batterie a litio che erano molto potenti e su materiale di ricerca praticamente. Ma non si è mai folgorato nessuno? Non ha mai preso nessuno? Una no, mai. Mai. Quindi abbiamo mandato certi ragazzi a avere una formazione base sull'alta tensione, abbiamo dovuto imparare con l'aiuto di uno specialista dell'alta tensione come comportarsi, come costruire il nostro reparto, come, quali erano le procedure e sviluppando anche cose, cioè se tu devi lavorare oggi con un migliaia di volt, ti richiedono di usare dei guanti che sono assolutamente non usabili per un utilizzo su un assemblaggio da gara. Okay? Quindi abbiamo anche dovuto sviluppare dei guanti, un modo di poter operare. E lì è stato veramente prendere il problema alla radice e risolverlo. E quest'anno, quando l'abbiamo introdotto in gara, era nel 2008, vero? O 2000, sì, 2008, credo. 2008. È stato un anno molto difficile, però i problemi sono stati risolti e alla fine questo è una delle forze che tuttora c'è ancora in Ferrari, perché quel reparto ha una competenza anche che è stata allargata, perché oggi le macchine stradali che usano sistemi ibridi vengono concepiti veramente da gente che ha quell'esperienza lì. L'essere andato sul podio di un Gran Premio, io mi ricordo un Giappone, se non mi ricordo male, che impressione fa per un motorista? Che cosa ti dà dentro? Tira fuori un po' l'aspetto umano, lasciati andare. Ovviamente mi ha fatto piacere, ti dirò, quando mi è stato chiesto di andare a Suzuka, non ero assolutamente preparato, mi ha sorpreso, non so se si vedeva o meno, ma non ero preparato a questa celebrazione. Penso, è ovvio che è un piacere, cioè un certo orgoglio, perché poi rappresenti anche tutta la squadra. Tutta la squadra, tutti quelli che hanno lavorato sulla macchina, sulla progettazione, anche tutti i motoristi. Quindi, mi ha fatto molto piacere e non ti dico, non ero preparato a questo, ma alla fine, sai, quando sei là, dici, ma sono io quello che rappresenta al meglio questo gruppo o sei un po' sempre un po', come puoi dire, intimidito di questo, perché dici, ma non è che sono io che ho fatto questo, io sono solo una piccola parte. Ma che impressione fa quando hai la tribuna piena sotto il mondo della Formula 1, tutti sotto? È vero che il riconoscimento è per il pilota che ha vinto in quel momento il Gran Premio e sappiamo chi era, però quando ricevi il trofeo del costruttore è un qualcosa che deve dare dei brividi alla persona. Beh, sì, dico, io ero orgoglioso, se posso dire, ma per il gruppo, non per me, non era Gilles lassù, era uno della Ferrari e uno della progettazione della Ferrari, perché non so, personalmente non mi sono mai immaginato che era un fenomeno, e penso che se vai su sei un fenomeno.
il podio è per i fenomeni, non per me. Ma era però un modo ci sei anche... salito tu sul podio, quindi in quel momento evidentemente rappresentavi una squadra di fenomeni. O meglio, oggi con gli diciamo occhi che tutti assieme eravamo fenomeni, questo con gli occhi, sicuro. Con gli occhi di oggi ti sei visto, certo, rivisto fenomeno? No, ma mi sono rivisto con un gruppo di persone eccezionali. Nel senso che effettivamente, alla fine questo, che okay, rappresentavo un gruppo di persone eccezionali, perché la progettazione della Ferrari a quest'epoca era un gruppo eccezionale, era un gruppo che aveva dimostrato di aver capito come funzionava una macchina da gara, era un gruppo che era in grado di vincere tante gare e quindi sì, e questo era, e come lo sento anche oggi, cioè, questo è un gruppo come ce ne sono pochi. Ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo questa prima puntata, perché siamo arrivati solo a una prima parte, ma con te ci sono tantissimi temi anche del presente che saranno molto interessanti da sviluppare, caro Gilles. Ma se io tolgo Michael Schumacher alla Ferrari di quel periodo lì e ci metto il pilota che vuoi tu, avreste vinto lo stesso quei campionati del mondo? Scusa, ti ho perso. Mi senti ora? Sì, adesso ti sento. La domanda cattiva. Se tolgo Michael Schumacher da quell'epoca, che era considerato il pilota squadra, e ti faccio scegliere un pilota che non voglio sapere quale avresti messo, avreste vinto gli stessi mondiali? Beh, quello non, che... non fare quello che come al solito riduce sempre il valore del lavoro che ha fatto. No. E non penso sto facendo che... niente per togliere il valore a Michael, perché no. Sappiamo tutto. Penso che Michael ha avuto un periodo eccezionale per diversi motivi. Prima perché è un pilota molto bravo, secondo perché è una persona intelligente e che era un gran lavoratore. Quindi il fatto di avere nella squadra una persona eccezionale, come un pilota eccezionale, ti spinge a lavorare di più, a dare di più. Ma alla fine penso che c'era tutto un gruppo di persone eccezionali a quest'epoca, e ho avuto la fortuna di lavorare in questo gruppo, dare il mio contributo, e penso che i risultati saranno stati... È ovvio che cambiando uno di questo gruppo, e non solo Michael, cambiavi il risultato, ma alla fine c'era comunque una forza comune che... Se venisse a mancare uno, penso i risultati saranno stati comunque positivi. Forse non così positivi, perché certe gare le ha vinte lui, certe gare le ha vinte la macchina, comunque penso che c'era un raduno di persone eccezionali e lui è un pilota eccezionale. Va bene. Allora, Gilles, è passata più di un'ora di questa prima puntata, ti prendo l'appuntamento, l'idea che ce ne facciamo una seconda, perché ci sono ancora tantissime cose da dire. Allora, amici di motorsport.com, commentate qui sotto, fateci sapere cosa pensate della chiacchierata con Gilles Simon, fateci anche delle domande da proporgli nella prossima puntata, e alcune già me le immagino, e cliccate la solita campanella così riceverete tutte le informazioni dei prossimi video di motorsport.com. Gilles, grazie di aver aderito al nostro invito, bella chiacchierata, ci ripigliamo per la seconda puntata. Grazie. Grazie Franco, a presto. Ciao.